partita l'asta. Ragazzi, beh. 5, voto 5, voto 3, voto 2, voto 1, voto 1, pago 5, pago 7, pago 6, pago... È partita l'asta. Avete presente quelli... quelli che fanno le aste americane che parlano a menta. 30,000. Milan. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati e benvenuti in un nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Maledetti pioppi, ragazzi. Maledetti pioppi, mi stanno facendo venire l'allergia. Sono un po' intasato e mi stanno facendo venire un po' di mal di gola. Chi soffre di allergie sa a che cosa mi sto riferendo. Ragazzi, buongiorno, buon venerdì a tutti. Carichi, lo sentite l'ambiente Milan? Lo sentite come frizzantino, come la gamba frizzantina di Gattuso? La sentite la gamba frizzantina? Ciao da me e ciao dal Duca Bianco, ragazzi. Un saluto anche dal Duca Bianco. Tra l'altro, scusate, una roba che non c'entra assolutamente nulla. Allora, prendo spunto dal discorso del Duca Bianco. Ieri su Instagram, io ero l'altro ieri su Instagram, indossavo la maglietta, per chi l'ha vista, indossavo la maglietta degli Slipknot. E ho fatto questa storia in cui ho detto, ragazzi, perché, cosa è successo, come ha fatto questa storia mettendo un brano degli Slipknot? E qualcuno di voi mi ha risposto dicendomi, Lollo, non ho la minima idea di chi siano gli Slipknot. Mi sono ricordato che già un'altra volta, scusate questa piccola parentesi extra calcio, l'altra volta mi sono ricordato che avevo fatto la stessa cosa con un post dei Pink Floyd. È uguale anche l'altra volta, qualcuno di voi, 4-5 persone, mi hanno scritto, Lollo, non ho mai sentito in vita mia una canzone dei Pink Floyd. Ragazzi, cioè, bam! Come fai a non aver mai ascoltato una canzone dei Pink Floyd? È tipo se ti interessi di calcio e non sai chi è il Milan di Sacchi. Cioè, la stessa identica cosa. Quindi, l'altra volta, quando ho fatto questa cosa, un botto di voi, ragazzi, su Instagram mi hanno detto, Lollo, perché non apri un secondo canale... Apri in questo secondo canale dove non parli di calcio e ci spieghi magari della musica, ci spieghi magari come monti video, come tutte quelle cose lì. Io ve la butto lì, ragazzi, se vi può interessare fatemi sapere. L'idea di aprire un nuovo canale, partire da 0 iscritti, mi viene male proprio adesso che siamo alla soglia dei 18.000 iscritti su questo canale. Però nel caso foste interessati, se secondo voi può essere un'idea che vi può piacere, faccio questo secondo canale, magari lo chiamo solo Lorenzo Lollo o Lorenzo Lollo Extra, dove metto dentro tutti dei video che magari ovviamente non li pubblico tutti i giorni, li pubblico ogni tanto, e dove ci sono cose completamente diverse dal calcio. Fatemi sapere se vi può essere, vi può interessare, se è una cosa che vi piacerebbe. Ma è partita l'asta, ragazzi, è partita l'asta per Bremer, per tante cose, tante aste sono partite, quindi adesso poi ne parliamo bene. Prima di iniziare, ragazzi, volevo fare questo ragionamento un attimo con voi. Allora, notizia di questa mattina, che cosa è successo? È venuto fuori praticamente questa notizia per cui, sulla Gazzetta dello Sport, per cui per Milan-Atalanta c'è stata una richiesta, occhio, richiesta complessiva di ben 200.000 biglietti solo per la partita. Cioè, se il Milan avesse avuto uno stadio da 200.000 posti, domani a San Siro, domenica a San Siro, ci sarebbero state 200.000 persone a tifare per i nostri colori. Ovviamente stadio sold out oramai già da tanto. Questa cosa qua ha dato spunto al discorso che non ne sentivo la mancanza, ragazzi, del discorso della capienza dello stadio. Voi sapete che ci sono due grandissime cose che mandano avanti la vita dei milanisti negli ultimi anni. Uno è l'acquisto di Baselli. Scusi, lo vuole un Baselli? E l'altro è ovviamente il discorso, ma Lollo, ma quante, quello stadio nuovo, se mai verrà fatto, perché dopo andiamo a leggere la notizietta, se mai verrà fatto, secondo te sono abbastanza 60.000 posti? Non lo so, raga, non lo so, ed è un discorso che non mi interessa, ma la media di telespettatori, la media di spettatori a San Siro quest'anno è stata tra i 45 e i 55.000 spettatori. Quindi capite che quando si parla di un nuovo stadio di 60.000 posti non è per faccio uno stadio piccolo per mettere i prezzi che costano in più, no, è semplicemente una media delle persone che hanno assistito alle partite. Poi fatemi sapere anche qua sotto cosa ne pensate, se secondo voi sono abbastanza. Allora, prima di andare avanti, ragazzi, come sempre ovviamente ringrazio lo sponsor di questo video, che ovviamente sponsorizza questo canale, quindi grazie di cuore all'app di OneFootball.
Qua sotto in descrizione vi lascio il link diretto per scaricare l'app. Scaricatela, è un'app che comunque tratta di calcio, tratta di calciomercato, tratta di news societarie, tratta di tante cose riferite al Milan, il Milan o anche al calcio in generale. Qua sotto in descrizione c'è il link dell'app, scaricatela perché è molto importante rimanere aggiornati, insomma, direttamente da quello che succede. Facciamo così, andiamo in sigla, poi vi devo parlare dell'Atalanta, vi devo parlare di Kier, vi devo parlare di Bremer, dell'asta di Bremer, vi devo parlare di Frank Essie e la carica di Ibra. Poi vi devo parlare anche di altre cose. Comunque andiamo in sigla. Prima di andare avanti, ragazzi, come vi dico sempre, non costa assolutamente niente. Pollice in su, spaccate il tasto pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Dai, raga, dai che siamo arrivati, manca pochissimo per arrivare a 18.000. Mancheranno, ieri mancavano 30 o 40 iscritti, adesso ne mancheranno non mi ricordo neanche quanti, ragazzi. Dai, mancano veramente pochi. Iscrivetevi al canale che usciamo da questi 17.000 per portare fortuna domenica alla AC Milan. Bene, fatelo perché vi guardo. Voi non lo sapete, ma io ho una spia lì che guarda quello che fate voi. Se non mettete like, non meritate di guardare questi video. E se non vi iscrivete al canale, no, metà, ragazzi, metà delle persone che guardano i miei video tutti i giorni, delle 7, 5, 7, 10, 15.000 persone che ogni giorno guardano i video, non sono iscritte al canale. Ai ai ai, tifosi rossoneri. 1, 2, 3, sigla. Preparatevi, ragazzi, preparatevi perché probabilmente domenica, ovviamente fanno benissimo farlo e ci mancherebbe, domenica probabilmente, a quanto viene presentato dai giornali, domenica torneremo a vedere l'Atalanta in stile 2019, perché la Gazzetta dello Sport titola: domenica l'Atalanta bla 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 vuole centrare i tre punti per continuare la corsa in Europa. Rientrerà Zapata, anche se il colombiano pare non essere al top. L'attacco è tutto sulle spalle di Muriel, che comunque ha fatto 5 gol nelle ultime 6 partite. Quindi ovviamente, ragazzi, sto scherzando, sia chiaro, lo metto ovviamente, dico per tutti, è una battuta la mia. Contro il Milan domenica rivedremo ancora l'Atalanta in stile 2019, che corre come dei cavalli e non sbagliare neanche un passaggio. Ma al di là della battuta, raga, la partita domenica è fondamentale. Poi domani vi faccio un altro video dove vi spiego bene anche le mie sensazioni per la partita di domenica. Però ci siamo, raga, ci siamo. C'è ben poco da aggiungere, ci siamo e godiamoci il momento. L'altra cosa che volevo dire, ragazzi, adesso parliamo di tutto il resto, però l'altra cosa che volevo dire riguarda Kier continua a lavorare con costanza a Milanello e fa molti passi avanti per il rientro. L'obiettivo è quello di averlo a disposizione per l'inizio della prossima stagione. Ora, io non so come, quando Simeon Kier ritornerà a disposizione del mister. Mi auguro che però torni a disposizione per fare la preparazione estiva. Penso, presumo, non lo so, non mi ha detto niente nessuno, quindi è una mia semplice idea. Presumo che tutto il lavoro che stanno facendo sia per averlo a disposizione nel ritiro dell'anno prossimo. Cioè, tra poco, tra l'altro, tra poche settimane. Perché comunque Kier è un giocatore importantissimo per noi e sarebbe bello averlo. Ma è partita l'asta, ragazzi. 5, voto 5, voto 3, voto 2, voto 1, voto 1, pago 5, pago 7, pago 6, pago... È partita l'asta, avete presente quelli che fanno le aste americane che parlano a meta, che non si capisce niente? Ecco, è partita la stessa identica cosa. Perché, come riportato da bla bla bla, su Bremer c'è anche il Milan. Qua qualcuno scrive che l'ipotesi Botman è ancora punto di domanda. Non lo so, da altri giornali invece scrivono che è fatta, loro dicono che non è fatta. Il brasiliano interessa tanti club, tra quelli principali rimane il Milan e l'Inter, in secondo piano la Juventus. In rialzo le sue quotazioni anche in Premier League, continua Cairo, comunque continua si prepara insomma per l'asta. Non lo so, ragazzi, adesso onestamente farvi ancora il discorso che già abbiamo fatto una miliardata di volte tra Bremer è destro, Botman è sinistro, Botman giocherebbe sul lato sinistro della difesa centrale nello stesso posto dove giocava Romagnoli, dove probabilmente l'anno prossimo Romagnoli non rinnoverà, quindi fa un po' fatica col sinistro perché in quel lato c'è Teo, bla 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 bla, ve l'ho già spiegata 25 volte questa storia. Vedremo cosa succede. Bremer è fortissimo, Botman è altrettanto fortissimo. Che sì, ragazzi, ultima partita di Frank a San Siro. Come sapete, Frank ha già fatto le visite mediche per il Barcellona, perché sì, sarà l'ultima partita con la maglia del Milan a San Siro.
Partita speciale per Livoriano, che lascerà i rossoneri a zero. Davanti ci sarà proprio quell'Atalanta che aveva lasciato nel 2015. L'Atalanta che per il Milan è una sorta di squadra del destino, e poi domani vi spiego tutto bene questa teoria. Ora l'ultimo atto, la partita chiave per la corsa verso quella roba lì. Ultimo atto anche perché sì, che finirà da dove ha iniziato in Italia. Qua questo sito si chiede domani che sì verrà fischiato. Ragazzi, oramai quello che, e lo dico anche per chi andrà a San Siro domenica, non domani, scusatemi. Ragazzi, oramai fischiare Frank non ha più senso. Cioè, che senso ha fischiarlo adesso? Ha già fatto le visite mediche, ha già deciso di andare in un'altra squadra. E quindi a quel punto, ragazzi, l'unica cosa che mi interessa, visto che comunque il dado è tratto, perché alla fine non c'è più niente da fare, a quel punto, oggi arrivati a ultime due partite, due step dal risultato, ragazzi, me ne sbatto. Cioè, nel senso, perché devo fischiarlo? A quel punto guardo soltanto i miei interessi, e i miei interessi sono che nelle ultime due partite Frank giochi al massimo, per far sì che il Milan raggiunga il proprio obiettivo. Tanto ormai è fatta. Tanto ormai è già un giocatore del Barcellona, ha fatto le visite, l'ha detto lui. Quindi, ragazzi, a quel punto perché fischiarlo? A quel punto lo sostengo e spero che faccia due grandissime partite che ci portino, insomma, a fare molto bene. L'altra notizia riguarda invece Supremacy. Il Milan affronterà le ultime due sfide scudetto con la carica di Ibra. Lo svedese si sta mettendo sempre a servizio della squadra in campo e fuori. Allora, vi dico una cosa. Allora, Ibra, è uscita qualche notizietta, no? Nelle ultime settimane Ibra di fatto non si sta allenando più. Premio per chi è arrivato fino qua. Ibra non si sta allenando più. Cioè, fa comunque da lunedì al venerdì. Questo è quello che viene scritto sui social da qualcuno un pochino più affidabile rispetto agli altri. Ibra da lunedì al venerdì non si sta allenando più, sta facendo semplicemente allenamenti per non sforzare troppo il ginocchio da lunedì al venerdì, poi il sabato fa la parte tattica e poi è a disposizione per la partita di domenica e di fatto, come avete visto, sta giocando semplicemente gli ultimi 10 minuti. Non lo so. Servono sicuramente anche i suoi gol. 4 mesi senza trovare una via della rete, eppure in campionato è riuscito comunque a segnare 8 gol in quasi 900 minuti, praticamente uno ogni partita e mezza. Per il futuro si vedrà, Zlatan sta pensando seriamente di chiudere col calcio. Troppi infortuni, troppi dolori, troppe rinunce, soprattutto familiari. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ovviamente prima si pensa ad altro. Non lo so, ragazzi, quando poi sarà il momento di dire addio a Zlatan, poi farò tutto un bel video in cui lo ringrazieremo se dovesse veramente ritirarsi per tutto quello che è stato, però vediamo, dai, vediamo. Bene, ragazzi, vado, dopo devo andare a correre in mezzo ai campi con i pioppi e mi viene già male adesso. Domenica andrò al santuario Giuseppe Favaglia, al santuario del San Culino. Non preoccupatevi perché è già tutto fatto. Dovesse anche piovere, io vado domenica, non preoccupatevi. Ragazzi, vi saluto, come sempre vi ringrazio, è stato un piacere tenervi compagnia. Mi raccomando, prima di chiudere il video, pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Un saluto a tutti, ciao Cashavit, forza Milan e vada via il Kill Inter. Ciao!